Ok, allora cominciamo Sabrina. Cominciamo. Bene, allora se ci accomodiamo, cominciamo con la restituzione da parte della dottoressa Chiara Marinacci della Regione Piemonte sulla sessione Accesso alla salute e benessere nelle aree interne, il primo passo per l'inclusione. Sì, sarò molto molto rapida, anche vista l'ora, insomma cerco di recuperare. Allora, la sessione diciamo, ha visto rappresentare tre esempi, tre buone pratiche a diversi livelli di programmazione, ovvero di attuazione. Pratiche che si sono confrontate su quattro, fondamentalmente diciamo su tre domande e una quarta domanda trasversalmente posta a tutti gli interlocutori. La prima domanda ha riguardato è stata quali sono i percorsi e modelli innovativi delineati nelle strategie di area per assicurare maggiore equità in termini di accesso e qualità del sistema sanitario. Allora, la risposta a questa domanda è stata formulata attraverso l'esperienza, la presentazione dell'esperienza nell'Oltrepò Pavese basata sull'introduzione di un modello di presa in carico e di supporto alla popolazione anziana basato sull'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e comunità. Che cos'è questa figura? Sostanzialmente è una figura, è stata definita come un ricercatore attivo di problemi di fragilità e un attivatore di reti, in modo particolare spingendo sul fatto che non è una figura infermieristica tradizionalmente intesa, ma una figura appunto che cerca di assicurare un raccordo tra l'anziano e i vari professionisti, i vari punti di erogazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria del territorio, ma soprattutto il raccordo dell'anziano con la rete formale ed informale, quindi spingendo soprattutto a partire da una ricognizione dei bisogni dell'anziano a 360 gradi, quindi non soltanto legati a problematiche mediche, clinico-assistenziali, ma anche appunto all'attivazione eventualmente di supporti che riguardino tutte le attività della vita quotidiana. La seconda esperienza presentata diciamo, è stata l'esperienza in risposta alla domanda come contrastare l'isolamento professionale dei medici e dei sanitari che operano in aree marginali. E qui l'esperienza rappresentata dalla referente dell'Alta Marmilla, Argiolas, ha raccontato l'iniziativa di potenziamento del poliambulatorio di Ales e soprattutto per la sua trasformazione in struttura sociosanitaria intermedia per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle condizioni patologiche, ma anche qui accompagnata dall'attivazione di un centro di eccellenza all'interno di questa struttura per i disturbi del comportamento alimentare. Quindi, diciamo, iniziativa, intervento che ha riguardato non soltanto il potenziamento della risposta medica ad alcuni bisogni del territorio, ma anche un'attenzione a una risposta, diciamo, a una problematica non esclusivamente medica emersa dal territorio, legata soprattutto all'elevata frequenza di disturbi del comportamento alimentare. La terza domanda è stata, diciamo, ha posto il problema di il quesito era lo sviluppo genera salute, la salute genera sviluppo, cioè come provare a identificare delle esperienze, delle pratiche con cui gli interventi in campo sanitario hanno un impatto positivo su azioni in qualche modo di competenza di altri settori delle politiche pubbliche. E l'esperienza presentata nel Casentino Valtiberina è stata un'esperienza che ha preso le mosse da ovviamente le dinamiche di forte invecchiamento della popolazione del territorio, ma anche, diciamo, il forte tasso, la connotazione dell'area a forte tasso di immigrazione. Ovviamente le dinamiche dell'invecchiamento che hanno fatto crescere il fabbisogno di assistenti familiari e di caregiver e la necessità di dare una risposta adeguata ai bisogni della popolazione anziana appunto rispetto alla figura dell'assistente.
dell'assistente, dell'assistente familiare. Che cosa ha posto in campo il territorio? Ha sostanzialmente promosso l'attivazione di un percorso di formazione specifico per le figure dell'assistente familiare e stimolato la, diciamo, promosso la, l'avvio di associazioni, la costituzione di associazioni di assistenti familiari. In modo tale da assicurare la messa in rete di azioni comuni di tipo formativo, di promozione, di sviluppo imprenditoriale, anche in modo tale da facilitare anche una risposta ai, ai fabbisogni delle famiglie e delle popolazioni anziane del territorio. Tutto questo, diciamo, accanto alla creazione di elenchi di accreditamento delle figure, appunto, degli assistenti familiari nel territorio. Quello che in qualche modo ho potuto, diciamo, registrare dalle esperienze che sono state presentate è sicuramente, soprattutto per quanto riguarda le prime due, una forte attenzione alla componente, alla dimensione non medica dei bisogni espressi dal territorio. In qualche modo il, appunto, le progettualità che sono state messe in campo hanno, sono andate un po' oltre i bisogni sanitari, così come in qualche modo, diciamo, nelle prime fasi di progettazione li avevamo delineati attraverso gli strumenti di diagnosi di area, gli indicatori eccetera, sono andati oltre e evidentemente scaturiti da, da necessità, da fabbisogni raccolti probabilmente con strumenti diversi da quelli messi in campo, diciamo, da quelli progettati. Una forte attenzione alle reti, alle relazioni, all'integrazione, all'intersettorialità degli interventi, soprattutto nei primi due casi, direi. E, quali, diciamo, un'ultima domanda è stata, ha riguardato, diciamo, la, il, soprattutto ha posto l'attenzione nel far emergere i punti di criticità, i punti di attenzione, diciamo così, del percorso di programmazione e, diciamo, delle, dell'avvio verso le fasi attuative, verso l'operatività di questi interventi, cercando di dare, diciamo, degli stimoli su cosa si possa fare per, proprio per superare questi elementi di criticità e far sì che quello che in qualche modo si sta progettando accada veramente. Gli elementi che sono, diciamo, che vi, colgo un po' l'invito alla schiettezza, gli elementi che sono emersi appunto come punti di caduta del processo e di attenzione sono stati la, il livello di partecipazione, di coinvolgimento di tutti gli attori che intervengono via via nel processo, dalla progettazione alle, diciamo, all'avvio della fase attuativa, o meglio dalla, alla, proprio alla scrittura delle schede intervento, delle schede degli interventi nel territorio, ovvero tutti i livelli di responsabilità molto spesso non adeguatamente coinvolti in tutti questi passaggi, in qualche modo rimettono in discussione i contenuti stessi delle, delle progettualità, gli elementi stessi delle schede, gli indicatori soprattutto, in qualche modo fermando un processo e facendo perdere anche un po' di vista quello che è il... proprio la, la natura, diciamo, il percorso strategico di programmazione degli interventi stessi e anche sicuramente la finalità ultima di assicurare una risposta a un bisogno dei cittadini. Quindi la, la possibile risposta a questa criticità che è emersa è assicurare il massimo coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità anche ad un livello alto. Metterci la faccia, assicurare appunto che i livelli appunto intermedi in qualche modo siano sempre adeguatamente coinvolti in tutti i passaggi. Questa, diciamo, come possibile risposta. Altro elemento in qualche modo le progettualità hanno fatto, diciamo, in qualche modo fanno emergere un po', stressano un pochino, sfidano un po' quello che è il calare nei territori di modelli, di norme costruiti ovviamente su livelli, diciamo, in
lontani dai territori e ovviamente le opportunità, diciamo, i progetti possono effettivamente costituire un elemento un po' di sfida che forse può far ripensare la modellistica e senz'altro costituire se stesse, tutto il processo SNAI potrebbe effettivamente essere un elemento che va oltre. Allora, l'emersione di alcuni, mi sono appuntata anche soprattutto con riferimento al caso dell'Alta Marmilla, l'emersione di alcuni bisogni tabù. Questo era, diciamo, nell'Alta Marmilla era legato soprattutto al discorso, all'elevata frequenza dei disturbi del comportamento alimentare, la fatica di far emergere alcuni bisogni e quindi di configurare una risposta ad alcuni bisogni specifici ha trovato sicuramente delle difficoltà lungo il percorso che però sono state risolte appunto, e quello è sicuramente un esempio. Direi che un ultimo elemento che in qualche modo è emerso è quali risorse per la sostenibilità, soprattutto nel caso dell'infermiere di famiglia e comunità stiamo parlando di una figura decisamente nuova, decisamente inedita, che trova ancora la necessità, diciamo, che ancora ha bisogno di una specifica definizione di attività e funzioni e soprattutto di trovare una collocazione per quello che riguarda le risorse e le professionalità da assicurare nel futuro, nella sostenibilità futura degli interventi, per cui questo è sicuramente un elemento di sfida. Da ultimo invece chiudo secondo un punto di forza che è emerso nelle progettualità presentate e che è l'attenzione dedicata in modo particolare al territorio, al potenziamento di alcuni servizi e soprattutto il processo, diciamo, della SNAI stanno facendo emergere delle risposte che soprattutto per quanto riguarda il potenziamento dell'assistenza territoriale non hanno, diciamo, vanno a riempire dei vuoti che probabilmente a livello nazionale sono decisamente evidenti, soprattutto appunto per quanto riguarda il potenziamento dell'assistenza territoriale e anche sulle modalità con cui queste risposte vengono individuate e programmate, per cui diciamo, è senz'altro un elemento positivo che potrebbe ovviamente, diciamo, che ha delle importanti ricadute probabilmente nell'accompagnare alcuni processi anche di ricalibrazione ma soprattutto di potenziamento di alcune norme nazionali che vanno a, diciamo, degli indirizzi nazionali che vanno a nel potenziamento dell'assistenza territoriale. Grazie mille alla dottoressa Marinacci, chi vuole? Non litigate. Ok, allora era sull'associazionismo dei comuni. Allora, l'associazionismo, l'unione tra sindaci fa la forza, riporta Francesco Monaco, ti lascio. Allora, grazie, buonasera. Anche io cercherò di restituire la discussione che abbiamo fatto su quattro domande, anzi cinque, ce n'è una finale, che poi riguarda appunto che cosa possiamo fare a tutti i livelli per rendere poi consolidare i risultati che abbiamo già ottenuto. La prima domanda riguardava le condizioni affinché questo prerequisito si realizzi, la seconda questione riguardava che scelte fare e come connettere queste scelte con la strategia che si sta realizzando. La terza questione riguardava i processi e i contenuti di questi processi nel confronto anche con la pluralità di forme amministrative di gestione associata di servizi. La quarta domanda, come misurare questo processo e come consolidarlo. Infine, che cosa facciamo a livello interistituzionale per rendere permanenti queste scelte, appunto in coerenza con la strategia. La discussione è stata molto ricca, io certamente non potrò restituire tutto quello che è stato detto, ma mi piace innanzitutto sottolineare il merito, il metodo, mettere a confronto su queste problematiche illustrate da Jos Xylo nell'introduzione due aree che hanno un prerequisito, che hanno risolto, diciamo, questo problema e che però nella loro illustrazione i due sindaci hanno raccontato di come, partendo da questo prerequisito, si proiettino su un processo di trasformazione permanente della propria istituzione amministrativa. Si tratta della
di Milko Cinà dell'area Terre Sicane e di Sergio Copelli dell'area Appennino Piacentino Parmense. Poi c'è stato un contributo molto interessante che è venuto da Elena Gamberini, che è direttore di una unione molto solida, che è la Bassa Reggiana. È un'unione che in 10 anni ha sviluppato un'attività molto potente di associazionismo, che ci ha raccontato dal suo punto di vista quali sono i 10 punti, i fattori critici di successo che consentono a questa esperienza non solo di nascere ma anche di consolidarsi. C'è anche stata una testimonianza di un collega, di cui non mi ricordo il nome, mi scuso, un collega della Protezione Civile, che ha rafforzato sostanzialmente i punti a cui la discussione è pervenuta e che io rapidamente sintetizzo. Innanzitutto, abbiamo finalmente superato questo concetto dell'associazionismo in SNAI, in strategia, come prerequisito. Il prerequisito, noi lo diciamo, l'abbiamo sempre sentito in questi anni, andando in giro per il paese, discutendo con i sindaci, discutendo con i soggetti, gli amministratori, i soggetti che partecipavano alle nostre riunioni. Tutti avvertivamo che parlare di prerequisito è qualcosa di limitativo, perché richiama all'adempimento amministrativo, alle leggi, alle norme, alle complessità, alle burocrazie. Mentre qui abbiamo capito definitivamente, nella discussione è venuta fuori in maniera chiara come il prerequisito, questa roba qua, diventa un fattore costitutivo di questa strategia, perché poiché la strategia restituisce alle autonomie locali, ai sindaci e alle autonomie locali democraticamente eletti, perché questo è un processo anche democratico, e naturalmente va anche al di là dei sindaci quando coinvolge i cittadini, ma che dal punto di vista del processo è democratico già di per sé, perché coinvolge i sindaci, e questo elemento dà questa importanza a questo elemento di autonomia, la quale autonomia deve per forza restituire una capacità di migliorare la qualità dei servizi che gestisce questo livello di governo ai cittadini. E quindi dire che tu fai l'associazionismo e altro modo che dire che stai restituendo a questa strategia quello che ti dà esattamente il potere di essere al centro di questa strategia. Quindi a questo punto i sindaci, c'è un elemento di, ha detto il sindaco Cinà in particolare, c'è un elemento di entusiasmo, bisogna crederci, di capacità, l'ha detto anche l'altro sindaco Copelli, di capacità di convincere l'aggregazione e la coalizione dei sindaci. C'è questo elemento soggettivo che riguarda un'altra cosa che è scritta anche nell'accordo di partenariato, l'elemento di leadership. Che cos'è la leadership? Che non è può essere anche una leadership pluralista all'interno di una coalizione, quando il singolo sindaco si convince che è giusto fare questo perché c'è questa restituzione, maggiore autonomia, maggiore qualità nei servizi. E leader possono essere tutti se c'è questo livello di consapevolezza, e questa leadership diventa una leadership collettiva. Naturalmente i processi sono faticosi, e quando nasce l'aggregazione ci deve essere sempre qualcuno che ci crede di più, che capisce prima questo elemento e trascina tutti gli altri. Nel merito, questa è un'acquisizione fondamentale che ci fa fare, secondo me, un passo in avanti nella considerazione di questo elemento. Quali sono gli ostacoli, e che cosa scegliere, che cosa fare, quali contenuti specifici, quali risposte sono state, penso, univoche, sia dal punto di vista dei sindaci, sia dal punto di vista del tecnico che ha raccontato la sua esperienza. Guardare ai fatti e non alle funzioni, la concretezza, avere consapevolezza che alcuni problemi semplicemente da soli non si possono risolvere. Se tu hai consapevolezza di questo, comincia a capire che devi fare un salto di qualità nell'azione amministrativa, attraverso immaginando delle soluzioni che prescindono dal fatto che la legge elenca le 9 funzioni fondamentali, che tu devi organizzare la gestione associata entro certe forme. Quello è un fatto che viene dopo, quindi una attenzione assoluta alla concretezza. Non fare tutto, ma quello che serve. Qui non bisogna, appunto, in una logica che non è burocratica, non è di un processo amministrativo, ma è un processo di crescita anche politica della comunità, complessiva della comunità, bisogna capire le cose che si possono fare. Non c'è una scelta, una soluzione buona per tutti i problemi, per tutti i territori, c'è semplicemente l'attenzione a dare soluzione a quel problema attraverso, quindi, una
come dire, soluzioni ben temperate, è stato detto qua, questo in maniera secondo me polemico, abbiamo scritto ben temperato con un po' di polemica anche rispetto all'attuale quadro normativo che invece nasce sulle gestioni associate come necessità di rendere le cose più economiche, di fare di più con meno. Questo è il paradigma su cui nasce la legislazione nazionale, per lo più poi le regionali sappiamo, e le regioni hanno un ruolo importantissimo nel accompagnare questi processi, sappiamo che la legislazione però è nata con questo obiettivo. Noi dobbiamo capovolgere questo paradigma e dire sicuramente ci sono delle condizioni affinché si arrivi anche a fare cose con meno, di più cose con meno, ma questo è un processo che nasce non dal fatto che viene imposto con una soluzione, convenzione o unione, ma con delle soluzioni che possiamo trovare e possono essere diverse. Per esempio nel caso dell'Appennino Piacentino Parmense, addirittura il prerequisito, diciamo, l'associazionismo si fa con un meccanismo di associazione di associazioni. In quel caso ci sono tre unioni, più un comune che sta fuori. Questo impianto si realizza attraverso un accordo con i sindaci che è finalizzato a fare sulla protezione civile nel caso specifico, perché questa questione nasce da un problema ovviamente anche esterno che ha prodotto questa reazione dei sindaci, le grandi alluvioni a cui negli ultimi anni hanno dovuto rispondere questi territori, e da lì è nata questa soluzione, quindi la convenzione fra queste tre unioni più l'associazione del comune separata. Terza questione, avere la capacità di appunto non seguire le funzioni e seguire invece le necessità e il bisogno che nasce, confrontandosi anche con una capacità di lavorare in un contesto pluriambito, lo dico così, nel senso che i comuni, come voi sapete, sono impegnati in gestione associata e sono costretti a gestione associata a geometria variabile, per i rifiuti hanno un ambito ottimale, per i servizi sociali hanno un ambito ottimale, poi c'è un'altra politica regionale che ti costringe a fare delle cose, poi ci sono le politiche della montagna che erano state trasferite alle comunità montane e che costringevano ad altri ambiti territoriali. Un fattore critico di successo è sicuramente guardare, avere questa capacità di lavorare in un contesto multiambito, e qua ci vuole pragmatismo. Gestire il fattore tempo, l'altro elemento. Gestire il fattore tempo significa che siccome non siamo più nel campo dell'adempimento amministrativo, non ci sono le tre funzioni da mettere insieme entro un certo termine, magari con la sanzione, ancora qui la polemica sulla legislazione, ma c'è semplicemente la capacità di dare ritmo al lavoro associativo. Cioè chi si mette in questa prospettiva e con strategia interna parte all'aggregazione di una, due funzioni, quelle richieste, o due servizi, deve sapere che per consolidare questa esperienza deve dare ritmi in una prospettiva, diciamo, di tempo, ma di tempo nel senso di permanenza, associando progressivamente, lavorando ogni anno a gestire quello che si è associato e a preparare gestioni future, in un confronto naturalmente che ci deve essere continuo ovviamente fra i sindaci che decidono. Dobbiamo restringere strutture tecniche, quello è importante la solidarietà, la capacità di aggregazione, di dialogo, di confronto fra i sindaci, ma c'è anche la necessità di lavorare a rafforzare la struttura tecnica. Qui naturalmente ci sono i problemi delle assunzioni, i limiti, però c'è anche in quella, è venuto fuori dal dibattito, che se tu riesci ad avviare il processo attraverso l'unione e questo processo con ritmo riesce ad aggregare progressivamente in un disegno, diciamo, di sviluppo più unioni, tu riesci naturalmente ad avvalerti delle prerogative che ha l'unione, la quale unione non è mai stata sottoposta al vincolo del patto di stabilità e non è stata mai sottoposta al vincolo di blocco del personale. Certo, se continuiamo a ragionare in termini di singoli comuni abbiamo il vincolo del personale, ma se entri nella gestione dell'unione, nel ragionamento dell'unione, questo si può fare. Un'ultima cosa, come superare, importantissima, come superare anche e rispondere l'avvicendamento politico, perché i sindaci cambiano, poi i comuni che partecipano all'unione possono essere tanti e ci possono essere avvicendamenti continui. Questa cosa si fa ovviamente con
questa capacità di strutturare tecnicamente l'unione, ma soprattutto correndere, convincere i cittadini che le acquisizioni, i servizi che rende l'unione sono così importanti, mettere nelle condizioni di far valutare i cittadini, ai cittadini, che quei servizi sono così importanti che senza l'unione e senza l'associazione probabilmente non si possono fare. E questo è l'elemento importante che fa, che determina l'elemento e la permanenza nel tempo anche di questa dell'unione. Ultima cosa, che cosa fare dal punto di vista interistituzionale? Sto parlando con... Ho finito. È un messaggio subliminale. Cioè, te lo dice anche il sacerdote. Ho finito. L'ultima cosa che volevo dire, è evidente che l'indicazione, questa però la dico come associazione dei comuni, l'indicazione che viene da questa esperienza di oggi, ma anche di questa esperienza ormai di 4 anni con i sindaci, che se noi vogliamo che questo metodo, questo approccio, questa cosa che abbiamo visto che funziona con aree interne si trasformi in una policy generale e i sindaci siano sempre più facilitati a fare, incoraggiati a fare queste operazioni, sia che stiano dentro la strategia sia che stiano fuori, è necessario che il quadro ordinamentale si modifichi e finalmente si faccia una legge che appunto raccolga gli elementi positivi che vengono anche da SNAI. Da questo punto di vista io credo che il contributo che può dare SNAI al riordino istituzionale del comparto delle autonomie territoriali è fondamentale. Speriamo che sia così. Grazie. Grazie Francesco. Ultima sessione, la scuola di domani, qualità e innovazione nelle aree interne, riporta Veronica Lopresti, Università La Sapienza di Roma. Grazie. Grazie, mi scuso subito perché insomma non avrò il tempo di dare credito a tutto quello che i relatori ci hanno raccontato nella sessione sulla scuola, che è stata veramente molto interessante. È indubbio che sulla qualità e sull'innovazione nella scuola hanno molto da dire le scuole delle strategie delle aree interne. Sulla scuola e non solo sulle scuole delle aree interne, vorrei dire. 4 domande che disegnano 4 anni di progettazione e di sperimentazione audace, si è detto, non di metodo ma di innovazione. Vado sulle 4 domande. La prima, sulle competenze vocazionali. Come vengono potenziate le competenze degli allievi rispetto alle vocazioni territoriali? Come si fa a costruire competenze nelle scuole secondarie che vadano incontro alle specificità di questi territori? È interessante che le esperienze che ci sono state raccontate abbiano raccontato non tanto di scuole secondarie quanto di scuola dell'infanzia, abbiano parlato di orientamento, di necessità di costruire percorsi in cui i ragazzi si formano fin da bambini, sia all'alternanza scuola-lavoro, sia al polo tecnico professionale dell'economia della montagna. Ce l'ha raccontato per l'Alta Carnia il referente della cooperativa Kramarz, Vanni Treo, ma ci ha raccontato anche come all'interno di questa esperienza lo sviluppo di quelle che Sena ha chiamato non a caso le capabilities, le competenze in potenza, diventino qualcosa se cominciano a essere orientate fin da quando sono bambini. E quindi forse la prima parola per rispondere a questo è orientamento. La seconda è partecipazione. Che cosa possono fare l'ufficio scolastico regionale, i dirigenti, i genitori, le famiglie per sviluppare queste competenze e per fare in modo che poi abbiano dei ritorni su questi territori? Qui è interessante la testimonianza di Eleonora Magno del liceo artistico Grue di Castelli dell'area Valfino-Vestina, che ci ha detto insomma che è importante che questi giovani, nel momento in cui fanno alternanza scuola-lavoro, sperimentano questi vecchi mestieri, diano un senso a quello che fanno, recuperino un senso. È la domanda sul futuro che ci poneva Fabrizio Barca nella prima parte, ridiano senso a questo futuro. E concludo su questa domanda con l'esperienza del Fab Lab di Sala Consilina, che è stato un esperimento di costruzione di un Fab Lab innovativo che è venuto proprio dal coinvolgimento delle famiglie e dei giovani. La seconda domanda è una domanda cruciale per le aree interne. Poli scolastici innovativi, piccole scuole,
Allora, qui mi sento di dire che è venuto fuori dalla discussione che lo sguardo rivolto ai territori può risolvere questo dilemma, che un dilemma non è, perché tutto dipende dalle caratteristiche dei territori. Andrea Marino ci ha raccontato l'esperienza della scuola di Monte Rosso Grana, che è il modello per la costruzione dell'idea della scuola di Prazzo. Polo scolastico innovativo può funzionare quando riqualifica un edificio che è abbandonato sul territorio, quando le scuole sono polverizzate e non c'è incontro, c'è isolamento territoriale, quando non si pensa e non si discute con le famiglie del chiudere le scuole, ma di aprire una scuola nuova, una scuola che è innovativa non solo perché si costruisce secondo principi di architettura scolastica innovativa, che comunque rispettano il territorio, ma che dà la possibilità al territorio di esprimersi, di partecipare, quindi per i bambini, per i genitori, per la cittadinanza, la scuola come centro civico, si è detto. Però attenzione, perché la scuola innovativa non sembra sia solo nei poli scolastici, ma anche nelle piccole scuole. Lì a Zunino, che rappresenta diciamo, l'esperienza dell'area Beguasoli in Liguria, dirigente scolastica in pensione, ci ha riportato l'esperienza della scuola di Sassello. Ci sono tantissime pluriclassi nell'area Beguasol, fin dalla scuola primaria, e ogni anno si lotta, ci ha raccontato lì a Zunino, per tenere aperte queste scuole, per farle funzionare. Ma perché? Non perché si vuole derogare, non perché si voglia andare contro, diciamo, quelle che sono le regole normative ministeriali dei numeri, ma perché queste scuole funzionano, perché queste scuole sono innovative, e sono innovative non tanto per i metodi, ma per quella sperimentazione audace di cui stavamo parlando. Ovviamente qui c'è il supporto di centri di competenza, c'è il supporto di Indire, c'è il supporto dell'università, che ha consentito di mettere in rete le pluriclassi, di fare esperimenti di modelli orizzontali e modelli verticali, quindi di sperimentare anche con il digitale la riduzione dell'isolamento, e quindi di potenziare le metodologie didattiche nelle pluriclassi. E questo sulla seconda domanda. La terza e la quarta abbiamo cercato di spacchettarle, ma alla fine sono legate in realtà anche a tutte le altre. Quali metodi didattici dovrebbero essere diffusi per il miglioramento delle competenze degli studenti? Parto da quest'ultima perché poi mi riporta, diciamo, alla terza e dunque alla penultima. E la referente di Reggio Children ci ha detto: no, non ci piace la parola metodo, no alla parola metodo, sì alla sperimentazione, e ancora di più sì alla ricerca nella scuola, bambini e studenti che ricercano nella scuola. E sono stati fatti degli esempi molto interessanti in cui la sperimentazione didattica di tipo metodologico non ha sempre bisogno delle tecnologie digitali. Quindi abbiamo sì sperimentazione di app digital education, e quindi di necessità di banda larga, ma anche di cooperative learning, in cui i bambini ricostruiscono insieme le biciclette senza aver bisogno, insomma, di alcun tipo di mezzo digitale. Anche se il digitale può servire anche per implementare altri tipi di competenze. E dunque arrivo alla terza, diciamo, domanda, che è probabilmente quella un po' più calda, come dire, quella sulla mobilità dei docenti, se la mobilità dei docenti incida sugli esiti degli apprendimenti degli allievi. C'è un fortissimo turnover dei docenti nelle aree interne, non solo nelle aree interne, ma le aree interne, sappiamo, insomma, quali sono le problematiche tipiche delle aree interne, che cosa fare? E qui, diciamo, si fa richiamo alla capacità di sperimentazione proprio del docente, al cambiamento di una cultura della scuola, all'interno della scuola, a un cambiamento di tipo culturale che si mette in mano ai docenti, a quelli più giovani ancora una volta. Però, e qui arrivo, insomma, al nodo critico che non siamo stati in grado di sciogliere: queste sperimentazioni didattiche, queste sperimentazioni audaci, queste innovazioni devono diventare sostenibili. E qui si entra sul discorso dei livelli di governo e si, diciamo, chiede un sostegno alla federazione. Perché il problema della reggenza dei dirigenti scolastici esiste, il problema della mobilità dei docenti esiste, si investe sulla formazione che è centrale, però c'è un circolo continuo, i docenti vengono formati e poi cambiano scuola, e dunque probabilmente di questo si dovrà parlare anche un po' ai livelli istituzionali. Grazie. Allora. Teoricamente da programma io dovrei commentare tutte le cose che sono emerse dalle sessioni, però
L'ora è tarda, siamo in ritardo. Avremmo adesso questo momento di relax pre-cena che facciamo qui, per chi si è iscritto la cena si fa qui, sotto questo tendone. Il commento eventualmente lo facciamo domani in chiusura anche delle altre sessioni, vediamo di fare una cosa che raccolga tutti gli spunti interessanti, perché io avrei anche delle domande da fare a chi è qua, e se non farlo direttamente farlo poi tramite federazione, farlo come riusciremo a linkare tutte le sollecitazioni che sono venute. Due annotazioni solamente di servizio. Allora, adesso lo spettacolo è nella chiesa parrocchiale che ci ha chiamato poc'anzi. Ovviamente è libero, chi vuole partecipa. Io vi consiglio di partecipare perché è uno spettacolo assolutamente degno di essere ascoltato. Domani mattina si comincia puntuali alle 9. Un messaggio di Sabrina che è seduta al mio fianco. Non ma... dire. Io lo dico perché oggi si parla di sincerità, siamo sinceri, quindi le montagne sono belle ma qui siamo per lavorare, quindi domani mattina alle 9, nonostante la giornata sarà bellissima, si comincia direttamente nelle sessioni, quindi non ci si vede qua, ci si vede nelle sale di lavoro, e poi torneremo qua per fare per riportare il lavoro di domani mattina, quelli di oggi e le conclusioni poi finali con la tavola rotonda di tutti i partecipanti. Mi raccomando, puntuali domani mattina. Adesso la chiesa è lì, si scende la discesina, si sale la scalinata e poi torniamo qui per cena. Grazie a tutti.